Buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori di Tele Radio Gubbio. Come vedete stiamo tornando anche con il calcio regionale. E al mio posto deve esserci Giuseppe Martini che è impegnato, magari tra un po' arriverà. E comunque questa è una rubrica che curerà in particolare lui con ovviamente sport e incontri. Sport e incontri il mercoledì resta fisso l'appuntamento con il calcio regionale, probabilmente verrà anche anticipato al martedì, questo vedremo verso la fine del mese perché da qui alla fine del mese avremo degli aggiustamenti da fare per tornare al, ai classici appuntamenti che erano stati della scorsa edizione. In pratica quindi partiamo con la nuova edizione di Sport e incontri. Allora, eh, innanzitutto oh, andiamo noi in onda, ecco, vi lo diciamo subito, intanto presentiamo gli ospiti, accanto a me Fausto Collarini, eh, Buonasera. felici per la vittoria del Petrignano, poi ce lo spiegherà, e poi il presidente dell'associazione Massimo Buratti, e Giacomo Buonasera. Cavarai, il vicepresidente. Tutti pronti, e dovrebbe arrivare anche Giancarlo Babuini, appunto e Giuseppe Martini. Comunque noi intanto iniziamo mh, intanto dicendo quando andiamo in onda, perché andiamo sempre in onda dal lunedì al venerdì dalle 23 alle 24 e il sabato la novità è dalle 22.30 alle 24, quindi abbiamo anche ampliato un po' sul canale 11 la durata ovviamente, appunto abbiamo detto dalle 23 alle 24 e il sabato un po' più lunga per cercare di inserire anche altri argomenti. La replica il giorno successivo alle 13.30 sul canale 111, questa è una differenza e poi sempre ovviamente il giorno successivo la, se la seconda replica alle 18.20, questa volta sul canale 11 e la domenica alle 14 sempre sul canale 11, quindi la puntata del sabato la vedete sul canale 11 sia il, ovviamente il sabato eh, che la domenica alle ore 14. Poi collegandovi sul sito www.trgmedia.it potrete seguire tutte le trasmissioni in streaming durante ovviamente la messa in onda e rivedere le stesse anche a distanza di tempo. Intanto è arrivato anche Giancarlo Babuini, quindi la squadra si sta quasi quasi, quasi al completo. E allora, eh, dovremo parlare appunto di cose successe in questa prima giornata del campione di eccellenza, la serie DG è la seconda, vedremo anche la serie C, parleremo un po' come al solito di argomenti, e di spunti che ci ha fornito la scorsa giornata. Intanto però adesso dobbiamo dare il via ai consigli per gli acquisti. Azienda Agricola Pioppi, benvenuti nella natura. Dal produttore al consumatore il migliori carni ovini e suine, bovine e avicole, tutto a chilometri zero. Per la vendita diretta il negozio è aperto dal mercoledì al sabato dalle ore 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 17.30. Azienda Agricola Pioppi è in via Arturo Graffe 35, Svincolo Mantignana. Telefono 075 6978 756 Pioppi.it Contribuire al successo targato Made in Italy, attingere dal nostro saper fare artigiano è la nostra prerogativa principale, dar spazio alla qualità e alla creatività che caratterizzano le nostre collezioni, è il nostro modo di intendere e concepire la moda. Badiali realizza cap in Kashmir prendendo ispirazione dalla nostra Umbria, fatta di bellezze autentiche e mozzafiato, una regione ricca di tempo e di storia, dove si possono ancora respirare, coltivare e trasferire nel lavoro quei valori profondi dell'impresa familiare che poi si traducono nella cura artigianale di un prodotto di alta qualità. Questo è il nostro modo di essere, questi i valori del nostro brand. Vieni a visitare la nostra collezione direttamente in fabbrica. Badiali lo trovi in via Fiamenga 4547 Foligno Perugia. Telefono 07 42 20 643. Il forno di Pioppi a Mantignana dal 1966. Il forno di Pioppi sforna ogni varietà di pane realizzato con farina macinata in pietra e lievito madre rinfrescato giornalmente. Al forno di Pioppi ampia scelta di pizze anche da asporto, pasticceria sia dolce che salata, dal torcolo di San Costanzo alla piccola pasticceria fino ad arrivare alla nostra famosa torta di Pasqua. Al forno di Pioppi troverai tutti i prodotti della tradizione umbra realizzati con la massima cura artigianale. Il forno di Pioppi, la forza della tradizione. Rosso Pomodoro, la migliore tradizione campana e italiana a tavola, un luogo ideale per ogni occasione. Spazio bambini con gonfiabile ed animazione per i tuoi compleanni. I nostri menù stagionali, i prodotti slow food, il pesce fresco a pranzo e a cena e la vera pizza napoletana, anche senza glutine, sono i nostri punti di forza. Rosso Pomodoro, garanzia della qualità, al miglior prezzo, presso il centro commerciale con Collestrada. Siamo aperti tutti i giorni fino alle 24. Pasticceria Etrusca, da 40 anni al servizio dei nostri clienti. Tutto di nostra produzione. Bar, gelateria, tavola calda, pranzi veloci. Aperto tutti i giorni, festività comprese, dalle 5 del mattino alle 22. Pasticceria Etrusca, se ci assaggi, non ci lasci più. Ci trovi a Perugia in via Cortonese 1F, di fronte alla sede della Regione Umbria al Broletto. Pasticceria etrusca, da 40 anni al servizio dei nostri clienti. La tavola rotonda, un ambiente familiare e un servizio accurato, rendono il ristorante il luogo ideale dove poter gustare piatti tipici della tradizione umbra e il gusto della pizza. Offre inoltre nelle sue ampie sale servizio completo per cerimonie e banchetti. L'hotel è ideale per gruppi, famiglie e coppie, parcheggio privato, ampio giardino. La tavola rotonda a Santa Maria degli Angeli, dove relax e buona cucina sono gli ingredienti giusti per iniziare un viaggio alla scoperta delle bellezze dell'Umbria. Seguendo il sentiero che dalla Basilica di Assisi si inoltra nel Bosco di San Francesco, incontriamo l'Osteria del Mulino, dove i sapori della tradizione umbra si fondono con la bellezza della natura. Prodotti freschi e fragranti a chilometro zero. Sapori decisi e seducenti. Piatti semplici, ideali per assaporare gustose specialità. All'Osteria del Mulino, l'alchimia finale è garantita sorseggiando un buon calice di vino immersi in un luogo incantato. Marina è sempre brillante, in forma, sorridente. Il suo segreto? Beh, il suo segreto lo sanno tutti. È il bar pippo. Fai partire bene la tua giornata. Vieni a fare la tua colazione al bar pippo. Brioche, caffè, cappuccino, spremuta. Al bar pippo ci puoi venire quando vuoi anche per un pasto veloce e un buon aperitivo. Oppure per ricaricare il tuo telefono o per tentare la fortuna con l'otto e superenalotto. Bar pippo, via Pietro Soriano, zona Sant'Andrea delle Fratte Perugia. Bar pippo, sempre gli stessi, dal 1964. Allora, Torniamo in studio, partiamo subito da Fausto Collarini visto che è qui vicino a me. Fausto, partiamo, vabbè, al contrario, partiamo dal, più basso, dal più basso, nel senso della promozione con il tuo Petrignani 2-0 da Tirus Sterni. Insomma, partenza buona. Allenatore nuovo Caporali, squadra forse riaggiustata rispetto all'anno scorso. Dici che ben inizia, no? è metà dell'opera. Comunque, certo. La prima partita ce ne sono ancora 29. Però, insomma, qua hai visto la squadra. Come hai visto perché quello che è più importante, forse al vittoria, è anche la predisposizione della, della squadra, dei ragazzi dell'allenatore questa sera. Intanto buonasera e eh, grazie Sergio. Eh, Presidente, eccetera, di farmi partecipare a questa trasmissione. Sempre più eh, oh, con la spesso, linea avremo tutte le settimane. Più mi sento sempre più parte integrante di questo gruppo. Non so se sono all'altezza di, eh, di farne parte, comunque ce la metterò tutta. Ma per me parlare di sport stasera non è, facile. non è facile. Non è facile perché oggi ho visto un altro sport oggi ho passato un po' di pomeriggio a guardare la televisione. Ho visto un altro stadio, un altro stadio, eh, con tifoserie contrapposte. E allora sono un po' demoralizzato perché non parlo di nessun colore politico, chiaramente sto parlando di politica in questo momento. Quello che ho assistito oggi veramente eh, per televisione alla Camera dei Deputati mi ha veramente un pochino scosso, eh, perché eh, io credo che un po' di dignità, un po' di cultura, un po' di stile in quell'ambiente. Ci, cioè, ci sta bene dappertutto dire. Io direi, eh, scusa Fausto, io Prego. direi anch'io anch mi sono divertito a guardare a tratti. Ho smesso perché eh, non pensavo che ci fosse una in certi personaggi tanta maleducazione. Perché io la chiamerei maleducazione. Divido in pieno, condivido in pieno perché veramente sono rimasto, ma, dico, ma io sono io cittadino come tanti altri milioni, ma siamo rappresentati da queste persone, io ripeto non parlo di nessun colore politico, eh, questo è chiaro. parlo a carattere generale, eh, non è riferito a nessun bianco, rosso, verde, marrone, giallo, eh, eccetera, eccetera, assolutamente. Però veramente ragazzi, oh. e quindi speriamo che lo sport... Sia un esempio migliore, sia un esempio migliore rispetto e eh, sia un, un impulso per dare anche una lezione di stile, di cultura, come dicevo prima, al mondo politico. Ma credo che anche nello sport un conto è noi che predichiamo, cerchiamo di. Eh, seminare eh, i veri valori, di dire i veri valori dello sport e poi nel praticato anche nello sport si vede una cosa un pochino, però bisogna avere sempre fiducia, bisogna vedere sempre con positività e quindi andiamo avanti e siamo ottimisti tornando alla tua domanda eh, caro Sergio Dopo la prima giornata è difficile giudicare, non si può giudicare nulla, assolutamente. Eh, sì, il Pedrignano ha vinto, so i risultati delle altre squadre, però ancora è assolutamente eh, fuori luogo dare un giudizio. È stata una partita combattuta, eh, dice che l'Olimpiatrici aveva degli assenti, comunque il Pedrignano credo che abbia vinto meritatamente, meritatamente senza nulla togliere alla alla squadra Olimpiatrius, però ripeto, nessun giudizio posso dare. Il Petrignano l'obiettivo è? è fare un campionato sereno. Questo lo ribadisco anche perché è a verbale, è a verbale, dichiarato. Quindi se, parliamo, sì, se ci limitiamo alla promozione, poi parleremo di altri, di altri campionati. Sicuramente. Allora io passo subito la parola a Giuseppe Martini che mi ha dato l'annuncio che sarebbe arrivato un attimo in ritardo ma eh, siccome che il depositario della trasmissione del, in questo caso del mercoledì è lui io mi sono limitato a fare le presentazioni e a lanciare anche i consigli per gli acquisti adesso è intervenuto Fausto sulla promozione e adesso parti tu e, e pendiamo dalle tue labbra no, io, grazie Sergio buonasera a tutti allora mi scuso per il ritardo ma avevo già avvisato L'organizzazione che sarei arrivato con un po' di ritardo. No, eh, abbiamo, siamo partiti subito nei campionati dilettantistici, diciamo con i botti, no? perché eravamo curiosi di sapere, soprattutto nel campionato di eccellenza, anche di promozione, qual era la realtà, la reale forza delle squadre. No? Eh, perché visto, in estate si parla eh, delle campagne acquisti, uno si fa un'idea, eccetera, eccetera, però poi alla fine sono sempre i campionati che determinano le classifiche, le graduatorie di ogni società. Per quanto eh, invece noi partivamo sempre dalla Serie D, no? un campionato molto importante, quest'anno le quattro Umbre, eh, è stata una giornata con alti e bassi. Fa piacere che per esempio il Bastia si sia ripreso dopo la scopola iniziale, fa piacere eh, vedere una squadra come il Trestina che sbanca il Brilliperi, perché non è cosa da tutti i giorni un da, riportare un successo da Montevarchi. Eh, certo, tra Foligno e, e Grosseto era un match... Eh, ad alto eh, interesse, quindi due squadre che eh, sicuramente il Grosseto più del Foligno punta alla vittoria del campionato. Io eh, su questo, insomma, eh, il Cannare è incappato in una sconfitta, ma ci può stare. Il campionato è appena iniziato, quindi ancora eh, bisogna essere fiduciosi per le nostre perché avevamo detto tutti. Prima dell'inizio del campionato, che avevano costruito delle, delle squadre veramente importanti. Io eh, potrei continuare ancora, ma visto che in genere ero io che conducevo, quindi ho, ho gli ospiti. No, no, ma sei in conduzione, sei eh, eh, no, in conduzione. Ho degli ospiti, e, e, e quindi ho sentito eh, adesso eh, che avete parlato eh, un po' di eh, questa cattiveria diciamo che c'è nell'aspetto politico mi sembra che un po' ce n'è anche nel calcio però rispetto alla politica ce n'è molto di meno c'è molta più sportività che rispetto alla politica io ho accanto a me Giancarlo Babuini la prima curiosità mi viene non l'ho visto la domanda è che come, come è riuscito a reagire questo bastia eh, dopo la scopola iniziale veramente e dopo quello che è succeduto cioè con l'esonero di Cocciari con l'arrivo di Ortolani quindi è bastato solo l'arrivo di Ortolani una settimana per mettere a posto un pochino le cose? Ma mh, diciamo di solito sì, perché per, per, no, cioè, non è che, che sia cambiato di molto eh, anche perché il Bastia Praticamente ha raddrizzato questa partita a un quarto d'ora dalla fine, mi sembra 12 sì. minuti, quindi che stava perdendo. Comunque c'è stata questa reazione, specie del secondo tempo e ha fatto sì che probabilmente. Um, si dice sempre cambiando l'allenatore, a volte la squadra il, il, il turno successivo può fa bene, in questo caso ha portato un po' una mezza ventata, tra l'altro eh, con un punticino fuori casa va bene, ma è chiaro che il Bastia come altre società, altre società eh, dovranno sempre lottare per, per salvarsi, quindi sarà sempre un campionato eh, duro. Sul, sul, sul sonoro di Gocciare non, non ti posso dire molto perché non, tra l'altro non lo so, non so come sono, cosa è successo, quello che è successo all'interno della società e l'allenatore. Non è una novità, forse per la tempistica. Che è, diciamo, è stata una cosa eh, così lampante dopo la prima eh, giornata. È vero che è successo anche in altri campionati, che, anzi, addirittura sono state esonerate degli allenatori prima di iniziare. Certo. Comunque, se, oh, succe, non bisogna, il calcio: bisogna aspettarsi un po' di tutto. È successo anche che sono stati eh, cacciati degli allenatori con la squadra prima in classifica a poche giornate dal termine. Quindi, tutto può succedere. È chiaro, le quattro ombre, sì, diciamo due mezze risposte, come il colpo l'ha fatto il tresting sicuramente a Montevarchi, il buon pareggio del Bastia, tutto sommato venendo appunto da una domenica, dalla domenica prima con diciamo, un mezzo disastro, perché quando si prendono cinque gol chiaramente... Non è che la squadra abbia dato tutto o abbia funzionato tutto bene. Per il Foligno eh, sicuramente merita un'altra cosa perché come dicevi tu prima, Grosseto... Eh, Grosseto è una città di provincia è una capolavorica di provincia quindi sicuramente lotterà lotterà per arrivare io penso in alto perché se a questo punto bisogna da atto anche il Grosseto sarà tra diciamo quelle due o tre squadre che lotteranno, ma che lotteranno è stato anche per... dichiarato e io quindi... sul Foligno io, forse merito qualcosa perché il Foligno, forse, tra le quattro ombre, non lo so, mi sembra molto attrezzata e può far, può far bene. Vedo è la seconda giornata, quindi sicuramente il Bastia. Eh, Chiaramente dovrà sempre lottare per salvarsi, quindi dovrà fare un campionato purtroppo come l'anno scorso, ma speriamo di no perché l'anno scorso eh, eh, fino all'ultimo eh, non si sapeva chi, se, se erano i play-out e poi la salvezza. Alla fine è venuta la salvezza e va bene. Comunque detto questo, la serie D è lunga e, e poi tante squadre non le conosciamo perché ci sono aggiunti quest'anno a questo girone le quattro, quattro laziali. Quindi sì. non sappiamo ancora. Il girone c'è questo Monti Rosi che forse lo danno tutti gli esperti tra le favorite di sì. questo campionato. Certo, Giacomo. Eh, Giancarlo. Ah, ah, ha detto, così tra, tra quando abbiamo parlato dell'esonero di Cocciari e la successione di Ortolani, cioè, ha parlato di esoneri anche importanti nel campionato di eccellenza, no? esoneri avvenuti prima dell'inizio dell del campionato. Io vorrei, vorrei spiegare che se un esonero avviene prima dell'inizio del campionato si dà la possibilità a quell'allenatore che è stato esonerato di potersi trovare un'altra squadra nel corso della stagione, almeno con questa nuova, nuova disposizione. E quindi non mi sorprende, però sorprende il fatto che tre panchine del campionato di eccellenza, anzi due panchine del campionato di eccellenza, abbiano optato per questa soluzione. Sì, eh... Io sono stato all'interno dell'associazione allenatori fino al 2008 e ricordo con esattezza che se il contratto, cioè il contratto doveva essere depositato entro e non oltre 15 giorni dopo l'inizio del campionato, il contratto degli allenatori. Quindi avendo il San Sisto mi sembra e lo Spoleto esonerato allenato gli allenatori prima che iniziasse il campionato, quindi potrebbe, mente, o deposito, se non l'hanno depositato eh, questi allenatori possono... Non potevano andare in panchina se non l'hanno depositato. Esatto, vabbè, quindi possono però comunque eh, riallenare in, in eccellenza. La cosa eh, che mi dispiace per Massimo Cocciari perché Massimo avendo, essendo stato esonerato dopo la prima partita di campionato non può. Questo, questi esoneri così, fatti così, con, prima citavate anche di una società di calcio che aveva esonerato il, il proprio allenatore, eh, seconda in classifica a metà campionato, alcuni a pochi giorni dalla fine, prima in classifica. Eh, oggi, allenare, oggi, questi ultimi anni, allenare diventa sempre, sempre più difficile. Perché? A mio giudizio, perché. Eh, qualche volta o oh, a volte non si riesce ad entrare nelle... Non, non, io non direi nemmeno simpatie dei calciatori, però oggi la, eh, il, il carattere di, di, degli over cosiddetti, che sono ormai giocatori esperti, eh, molte volte è diametralmente opposto ai, al carattere dei, dei, degli under. Eh, gli under eh, in ogni società di calcio come minimo ce ne, debbano, ce ne devono stare eh, 7-8 perché tre sono obbligati a giocare e come minimo altri tre sono in panchina. E quindi, sai, a volte diventa difficile riuscire anche a gestire lo spogliatoio. Sì, sicuramente. E, e, e quindi, vabbè, poi mm. dipende anche molte volte dall'organizzazione certo. dall della società, se c'è cioè una società tosta. Certo, Massimo, anche tu sei stato allenatore, lo sei tuttora, e quindi... Hai vissuto co come noi con sorpresa no? queste, queste decisioni? Immagino. Ne parlavo anche con l'amico Giacomo, addirittura telefonicamente giorni fa, perché sono rimasto fortemente sorpreso da decisioni come, questa, come queste. E perché succede non lo so, sta di fatto che una prima considerazione viene spontanea farla per chi ha allenato. Cioè, è una delle situazioni più antipatiche, cioè essere sostituiti. Non voglio usare il termine esonerati o mandati a casa, eccetera, con tutte le belle parole che poi accompagnano l'allontanamento dell'allenatore. Dell cioè, tu vieni da un periodo di preparazione che è quello estivo, con, con i 40 gradi estivi. Dice, beh, a noi che ci importa? Ma vi assicuro, per chi l'ha vissuto e gli amici, i colleghi, allenatori, penso che condivideranno, è la parte più pesante del campionato. Cioè stare lì tutti i giorni, anche due volte al giorno, sotto il solleone, a gestire una trentina di ragazzi per poi eh, finire l'esperienza prima ancora di iniziare il campionato o addirittura dopo la prima partita insomma ci si rimane un po' male e questo proprio perché parliamo di dilettanti io insisto su questo aspetto della situazione qui parliamo di gioco, del calcio e parliamo di dilettantismo cioè un gioco che si dovrebbe fare come passatempo, come divertimento no? cioè, ritengo assurdo che ancora ci debbano essere queste dinamiche questa sorta di pseudoprofessionismo e anche ieri in campo Fausto, ho visto degli atteggiamenti, ehm, scusate, eh, sì, domenica confondo i giorni, eh, degli atteggiamenti in campo da parte di certi, io ho assistito a, a, a Subasio, eh, scusate, Petrignano Olimpiatirus, anche se solo il secondo tempo, ma eh, io sono abituato, se ricordate anche in passato, quando faccio il contrario di quello che fanno un po' tutti, che tanti vedono il primo tempo e poi se ne vanno, io preferisco vedere il secondo tempo. E, mh, ho, ho notato degli atteggiamenti, ecco, parlando di, 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 di gioco, che mh, non mi sono piaciuti granché, e poi da parte di ragazzi che, avendo una grande esperienza in campo, dovrebbero mh, insomma, cercare di, di dare l'esempio e stare più tranquilli. Sì. Sì. Io faccio solo ecco, delle osservazioni velocemente di ordine generale, in base alle classifiche che ci sono, in base ai punteggi. Tra l'altro un fatto curioso è che dopo la seconda giornata non ci possono essere squadre a cinque punti, dice ma questo oggi vaneggia, ma se ci pensate è così, ecco, né col vecchio punteggio a due punti né con quello nuovo a tre punti, dopo due giornate non ci possono essere... Squadre in classifica con 5 punti, o ce n'hai 6, o ce n'hai 4, o ce n'hai 1 o 2 o 0. Ma è così è solo una nota simpatica. Un'altra cosa che mi ha saltato agli occhi, eh, guardando sia in televisione sia dal vivo eh, le prime partite di campionato, ho notato per esempio che le nuove regole. Stanno influendo non solo tra i professionisti, dove risulta maggiormente nel professionismo, e si parla di squadre come il Barcellona, come il City, lo stesso Napoli e la stessa Juventus, che hanno avuto come dire, una diminuzione del numero dei passaggi vertiginosa. Per questo, fatto che puoi andare a fare pressing con questa nuova regola. No, a ridosso del portiere e il numero dei passaggi si riduce drasticamente e questo è un fatto che ho notato anche se meno eh, anche nel, tra i dilettanti cioè questo stare il alti che come tecnico sicuramente te ne sei appropriato sì, in un certo senso un pochino influisce eh, negativamente forse per quanto riguarda il calcio professionistico ma positivamente per quanto riguarda il calcio dilettantistico per quella situazione che abbiamo sempre sottolineato a più riprese della, del lancio lungo che è, era diventato come dire sistematico e quasi insopportabile soprattutto più scendi di categoria e più il lancio lungo è, è di casa ok quindi ho visto che c'è un abbassamento della media del lancio lungo e ho visto una, no, sempre più centrocampisti all'opera. Io spero che eh, almeno, su, almeno in, che possa influire, insomma, sulla, sulla bellezza del cioè, gioco allora. La presenza di Fausto Collarini eh, mi suscita un. un... Cioè, così... Una curiosità, bravo, una curiosità eh, perché io domenica scorsa sono stato a vedere una partita di promozione e eh, eh, parlando con la gente, che eh, naturalmente, che segue il campionato di promozione, non trovavamo una squadra leader che potesse eh, ben presentarsi nel campionato, nel girone B di promozione. Ora, eh, so che il tuo Petrignano ha battuto l'Olimpia Tirus, perché l'Olimpiatirus sembrava una di quelle, diciamo, destinate ad essere favorita di questo eh, girone? No? E, eh, sicuramente tu avrai visto la partita del tuo Petrignano, ti sarai anche fatto un'idea di come è questa Olimpia Tirus e un po' in generale di tutto il girone. Ma guarda, è certo che ho visto la partita di ieri. Posso dire che comunque sia eh, stata una bella vittoria per il Pedrignano, un buon viatico per la partenza del Pedrignano, anche se eh, le classifiche oggi non si possono guardare, ma credo che si possano guardare dopo 8-10 partite. Eh, dopo la prima partita, no, sicuramente, anche perché credo che ancora atleticamente forse i giocatori non sono preparati, vengono da una preparazione dura, eh, certi allenatori magari fanno prima. Eh, la velocità poi fanno insomma dipende anche dal metodo di, 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 di allenamento dal metodo di allenamento certamente il Pedrignano ribadisco uh, vuol fare un campionato tranquillo se però se però, ho visto diversi risultati e sono sorpreso di qualche risultato il livello è Massimo non so se me lo può confermare della partita di ieri anche se ha visto solo il secondo tempo il livello è questo credo che insomma il Pedrignano possa fare un buon campionato io vedo sempre positivo possa fare un buon campionato posso fare. Con, e... questo, con queste parole chiedi più basso o più alto il Pedrignano? parliamo di Asticella tanto va di moda parlare di Asticella adesso no? Eh, diciamo che da una lotta per la salvezza potrebbe fare un campionato tranquillo sereno poi volevo ampliare se mi è possibile un pochino il discorso eh, sono d'accordo con Massimo su queste nuove regole, mi sembra, se non, non ho capito male, che lui veda con positività queste nuove regole, eh, perché sempre questi lanci lunghi, però eh, è vero, diminuiscono i passaggi lunghi, ma il tasso tecnico ancora rimane, rimane abbastanza, abbastanza basso rispetto a n anni fa. Problematica allenatori, problematica allenatori, abbiamo parlato, ma andiamo sul concreto. Il problema è questo: il problema degli allenatori esonerati prima del campionato o all'inizio del campionato è perché? Perché per un allenatore specialmente nuovo, con un gruppo nuovo, qual è il primo problema che gli si prospetta? Deve fare un gruppo, deve amalgamare un gruppo. Amalgamare un gruppo di giocatori esperti con un gruppo di giocatori giovani per la problematica che sappiamo dei fuori quota. Se nei giocatori esperti non c'è o non ci sono dei giocatori propensi a dialogare con i ragazzi, propensi a far crescere i ragazzi perché non basta solo l'allenatore, non basta solo l'allenatore. L'allenatore più che preparare deve essere un comunicatore, deve parlare con i ragazzi, con i ragazzi giovani in particolar modo, in modo singolo. Io penso che se. Come vedo che è riuscita a Pedrignano e domenica tu, Massimo, puoi confermare, hai visto un gruppo unito. Lasciamo perdere i lanci lunghi. Hai un gruppo unito, che vuol dire che eh, la squadra rispecchia il carattere dell'allenatore. Vuol dire che l'allenatore ha dato un'impronta a questo gruppo. Ho visto un gruppo veramente unito. Hanno festeggiato a fine partita come se avessero vinto il campionato. Insomma, quindi vuol dire che veramente c'è un bel gruppo. Certamente la fortuna del Pedrignano. Ho rispetto di tutti i giocatori e sono tutti bravissimi, ma avere gente come Scarabatto in porta, Faloia che lo ritengo un allenatore in campo, Quinti e eh, Compagnia Bella, certo è un, po la, è un po' la fortuna di tutti gli allenatori di queste, di queste categorie. Perché? Perché sono persone che trascinano, specialmente Faloglia Francesco, faccio nome e cognome, io l'ho avuto quando ero presidente per 4-5 anni. Dove, dalla prima categoria, siamo arrivati in Eccellenza, con questi tre giocatori, Scarabattola, Quinti, Faloglia, Faloglia in particolar modo, dove veramente eh, c'era un gruppo fantastico. Ieri, per la prima volta dopo 3-4 anni, ho rivisto un gruppo. Un gruppo che secondo me. Eh, Potrebbe essere una scheggia impazzita nel campionato in questo girone B, che è un girone B, dove più che altro eh, si lotta molto sì. più che eh, e dal non punto di una grande favorita sì, eh. si lotta molto. Si e, lotta molto. Quindi... Anche se vedo squadre come Massa Martana, San Venanza, eccetera. Eh, mi sorprende e sono contento per le viole, anche no? sì. per l'amico Ramon che è il primo anno che allena. Quindi sono contento anche per lui. Che una sorpresa, è stata per me piacevolissima io credo che comunque sia il Pedrignano può dire la sua, ripeto, però per un campionato tranquillo certo, Sergio allora invece con te dell'eccellenza no? parliamo dell'eccellenza sul fatto che abbiamo detto sempre che non c'è una grande favorita quindi ma c'è un gruppo di squadre un... ristretto no? che possono puntare alla vittoria del campionato, nella prima giornata subito si sono messe in evidenza quelle che sono quelle, tra le candidate, vedi Latiferno e vedi il, eh, il San Sepolcro, quindi hanno fatto del, delle imprese, degli ottimi risultati perché non giocavano con squadre così, giocavano con squadre anch'esse importanti, anch'esse nel giro di quelle che potevano essere tra le probabili vincitrici del campionato. Sì, mh, sempre molto teorico, sempre alla prima giornata ma se quest'anno eh, forse l'eccellenza potrebbe approdare al nord dell'Umbria eh, anche perché nel Sansepolcro lo conosciamo e la, la voglia di rivincita tifernate di città di Castello piazza no, che ha avuto passati importanti nel calcio regionale anche non... E anche oltre i confini della nostra regione... ...quindi io penso che la Tiferno per esempio va a vincere San Sisto 3-2... ...dopo essere stato in svantaggio 2-0... a 0, ...che ne so... Eh, può, ...è vero una partita di calcio nasce in una maniera e finisce in un'altra... ...e forse questo è il bello del calcio... ...ma io penso che invece sì ci sarà equilibrio... ...ma per me il nord dell'Umbria quest'anno può tranquillamente eh, eh, poter tra puntare a salire in Serie D e se si risale o il Città di Castello o il San Sepolcro non sarebbe uno scandalo, anzi certo le Perugine, anche la stessa Orvietana, la stessa Trasimeno, lo Spoleto ancora potrebbe essere un, una cosa da, da vedere. Sono tutte squadre che hanno una storia, nel, eh, si sta, è tornata la Nestor, eh, c'è il Guadalho. Insomma, questo è un campionato dopo anni dopo almeno gli ultimi 4-5 anni dove sono queste da sottolineare, sono tornate le vecchie protagoniste. Esatto. esatto. Mm, adesso magari un po' manca il Derute, ecco quello. Sì. Però, che comunque insomma, sono... voglio anticipare, si sta ricostituendo e quindi quest'anno riparte dalla seconda categoria, dalla seconda però, categoria quindi... con eh, un po' di ambizione tra qualche anno, forse lo rivedremo, sia in promo... o in promozione o in eccellenza, oh, eh, allora, e questo è per quanto riguarda l'eccellenza. Poi allora però noi eh, dobbiamo adesso, Peppe, sì. mandare i consigli per gli acquisti, eh, vabbè, ma questa è, è la nostra forza. Azienda Agricola Pioppi, benvenuti nella natura. Dal produttore al consumatore, il migliori carni ovini e suine, bovine e avicole, tutto a chilometri zero. Per la vendita diretta, il negozio è aperto dal mercoledì al sabato dalle ore 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 17.30. Azienda Agricola Pioppi è in via Arturo Graffe 35, Svincolo Mantignana. Telefono 075 6978 756, www.azienda Contribuire al successo targato Made in Italy, attingere dal nostro saper fare artigiano è la nostra prerogativa principale, dar spazio alla qualità e alla creatività che caratterizzano le nostre collezioni, è il nostro modo di intendere e concepire la moda. Badiali realizza cap in Kashmir prendendo ispirazione dalla nostra Umbria, fatta di bellezze autentiche e mozzafiato, una regione ricca di tempo e di storia, dove si possono ancora respirare, coltivare e trasferire nel lavoro quei valori profondi dell'impresa familiare che poi si traducono nella cura artigianale di un prodotto di alta qualità. Questo è il nostro modo di essere, questi i valori del nostro brand. Vieni a visitare la nostra collezione direttamente in fabbrica. Badiali lo trovi in via Fiamenga 4547 Foligno Perugia. Telefono 07 42 20 643. Il forno di Pioppi, a Mantignana dal 1966. Il forno di Pioppi sforna ogni varietà di pane, realizzato con farina macinata in pietra e lievito madre rinfrescato giornalmente. Al forno di Pioppi, ampia scelta di pizze anche da asporto. Pasticceria sia dolce che salata, dal torcolo di San Costanzo alla piccola pasticceria, fino ad arrivare alla nostra famosa torta di Pasqua. Al forno di Pioppi troverai tutti i prodotti della tradizione Umbra, realizzati con la massima cura artigianale. Il forno di Pioppi, la forza della tradizione. Rosso Pomodoro, la migliore tradizione campana e italiana a tavola, un luogo ideale per ogni occasione. Spazio bambini con gonfiabile ed animazione per i tuoi compleanni. I nostri menù stagionali, i prodotti slow food, il pesce fresco a pranzo e a cena. E la vera pizza napoletana, anche senza glutine, sono i nostri punti di forza. Rosso Pomodoro garanzia della qualità al miglior prezzo. Presso il centro commerciale con le strada. Siamo aperti tutti i giorni fino alle 24. Pasticceria Etrusca, da 40 anni al servizio dei nostri clienti. Tutto di nostra produzione. Bar, gelateria, tavola calda, pranzi veloci. Aperto tutti i giorni, festività comprese, dalle 5 del mattino alle 22. Pasticceria Etrusca, se ci assaggi, non ci lasci più. Ci trovi a Perugia in via Cortonese 1F, di fronte alla sede della Regione Umbria al Broletto. Pasticceria etrusca, da 40 anni al servizio dei nostri clienti. Alla tavola rotonda, un ambiente familiare e un servizio accurato rendono il ristorante il luogo ideale dove poter gustare i piatti tipici della tradizione umbra e il gusto della pizza. Offre inoltre nelle sue ampie sale servizio completo per cerimonie e banchetti. L'hotel è ideale per gruppi, famiglie e coppie. Parcheggio privato, ampio giardino. La tavola rotonda a Santa Maria degli Angeli, dove relax e buona cucina sono gli ingredienti giusti per iniziare un viaggio alla scoperta delle bellezze dell'Umbria. Seguendo il sentiero che dalla Basilica di Assisi si inoltra nel Bosco di San Francesco, incontriamo l'Osteria del Mulino, dove i sapori della tradizione umbra si fondono con la bellezza della natura. Prodotti freschi e fragranti a chilometro zero. Sapori decisi e seducenti. Piatti semplici, ideali per assaporare gustose specialità. All'Osteria del Mulino, l'alchimia finale è garantita sorseggiando un buon calice di vino immersi in un luogo incantato. Marina è sempre brillante, in forma, sorridente. Il suo segreto? Beh, il suo segreto lo sanno tutti. È il Bar Pippo. Fai partire bene la tua giornata. Vieni a fare la tua colazione al Bar Pippo. Brioche, caffè, cappuccino, spremuta. Al Bar Pippo ci puoi venire quando vuoi anche per un pasto veloce e un buon aperitivo, oppure per ricaricare il tuo telefono o per tentare la fortuna con lotto e superenalotto. Bar Pippo, via Pietro Soriano, zona Sant'Andrea delle Fratte, Perugia. Bar Pippo, sempre gli stessi, dal 1964. Bene, allora eh, io adesso eh, ripasso la parola a Peppe Martini. Però voglio ricordarvi un attimo quella che è la, diciamo, la settimana di sport e incontri: quella che è stata e quella che sarà. Lunedì scorso avete visto una replica, era la campana d'oro durante la festa delle campane del dialetto perugino a Civitella d'Arna, con grandi protagonisti e grande musica, tra l'altro. Poi eh, ieri abbiamo presentato la 34esima edizione del Master dell'Umbria Tennis. Oggi siamo sul calcio regionale. Domani due gare podistiche che sono svolte nello scorso fine settimana: sabato ad Assisi, la marcia delle otto porte, a Cannara, la famosa corsa della cipolla. Il periodo è, questo è ideale. Poi mh, ve ne rivedrete. Alcuni protagonisti appunto di queste due gare e poi avremo Franco Falcinelli, presidente europeo e vicepresidente mondiale del pugilato, che ci porterà alcuni tecnici eh, di varie nazionali. Perché eh, questa settimana già abbiamo varie nazionali di pugilato qui a Santa Maria degli Angeli, a, appunto presso la palestra nazionale, quella che ha creato Franco, una crema oramai una ventina d'anni fa, poi ce lo dirà. Quindi avremo ospite lui. E sabato, notoriamente, torneremo con Antonello Tacconi a eh, parlare di libri. Ma eh, invece, per questo sabato, avremo un dibattito sullo sport e società con i nostri cavalli di battaglia che sarà presente tutte le settimane, magari una volta declinato: con la salute, una volta magari anche con la politica, una volta con eh, lo sport di cittadinanza, insomma, come abbiamo sempre fatto. Ecco, questa era una precisazione. Adesso. Peppe ti restituisco certo. il microfono. Beh, è un programma settimanale ben nutrito, quindi invitiamo tutti voi che ci seguite a seguirci ancora e, e naturalmente adesso ritorniamo a parlare di attualità. E torniamo a parlare del campionato di eccellenza, ne abbiamo parlato poco, e anche se sono passati tre giorni, ancora è molto vivo e io con Giancarlo, con te Giancarlo Babuini. Questo campionato di Eccellenza ehm, eh, abbiamo detto: no, eh, non c'è una grande favorita, ci sono più favorite. Eh, questa prima giornata ti ha dato delle indicazioni? Ci sono delle sorprese? Mm. Oppure secondo Dice... te è filato tutto secondo logica? No, beh, diciamo, due fatti ci sono stati importanti: diciamo. la vittoria della Tiferno, il recupero sul, come Sanzista. diceva Sergio perdeva 2 a 0, alla fine ha vinto 3 a 2 questo è un risultato diciamo che non, dopo il 2 a 0 non è che nella logica ci, però ci può stare come la, la sconfitta dell'Angelana a Narni eh, che tutto si è deciso in, in, è in pochi minuti due gol in due o tre minuti eh, scusami, lì. io voglio dire una cosa a proposito di Narnese che eh, il portiere Pasquale Cunzi dopo aver Detto che aveva avuto un tumore al testicolo e è ritornato in campo con grande sorpresa e noi gli facciamo tantissimi auguri a Pasquale, io lo conosco personalmente, ci scambiamo i saluti eh, su Whatsapp, al telefono, do, do, dovunque sia. Caro Pasquale, tantissimi auguri. No, la forza e il carattere di questa persona è importantissimo perché queste cose si superano anche con la forza certo. e il carattere. E, diciamo, torniamo all'eccellenza quindi è la prima giornata ancora non si può se vogliamo cercare il pelo nell'uovo diciamo, vedere l'Orvietana e la Tresimeno attrezzate per questo campionato a zero punti ma parliamo della prima giornata quindi ancora ne succederanno delle cose, ma sicuramente no sicuramente eh, diceva Sergio che mh, le squadre dell'Alto Tevere Oddio, sembra che le diamo tutte per favorito, e un buona parte si si azzecca perché. Comunque, bisogna vedere: c'è la Narnese, ci sono tante squadre ancora. Eh, la prima giornata dice e poi non dice, dice per, per i punti, per carità. Però, no, l'unica cosa che ti dicevo ha fatto, diciamo, un po' che l'ho vista anche eh, su un emittente. Quella partita San Sisto no. eh, che è stata, è stata fino all'ultimo veramente fermo, sì. una partita tiratissima! È stata anche una bella partita Certamente. Quindi, e poi quella sensazione dell'Angelana. Che fino all'ultimo si godeva la vittoria in due o tre minuti, eh, eh, e si, è ribaltato, è, ribaltato si è ribaltato tutto per vincere il campionato due o tre squadre certo. sicuramente Giacomo eh, io so che tu hai un debole abbiamo parlato delle squadre eh, dell'Alto Tevere hai un debole per il Lama il Lama che nonostante le partenze di due giocatori giovani molto importanti eh, ha fatto subito risultati è partita subito col piede giusto io immagino l'entusiasmo che ci sarà stato lì a Lama non c'erano ma lo immagino perché eh, la società, l'ambiente viene da un campionato esaltante quindi è ripartito con grande entusiasmo. Sì, hai perfettamente ragione: il Lama domenica ha battuto l'Ellera. Mi sembra 3-1. Sì. C'è veramente entusiasmo al Lama e lo dissi anche al termine della scorsa stagione. cioè Il mister sì. eh, oddio, Guido Vicarelli. Mi ricordo, a microfoni spenti, un giorno mi disse eh, quello di cui poc'anzi anzi parlava Fausto Collarini, cioè è riuscito a dare eh, importanza, a dare fiducia ai giovani, due dei quali poi sono passati quest'anno a Bastia, Silla e Berrettoni, sì. a dare mh, fi fiducia agli adulti, ai, agli over chiamiamoli, che aiutassero poi in campo i, i giovani, io ricordo l'anno scorso, credo che il Lama non, ave, non abbia mai avuto un'espulsione hanno terminato sempre noi c'è cioè, stato un comportamento estremamente tranquillo, sereno cioè giocato con determinazione, giocato palla a terra giocato a calcio e quindi mh, penso che il Lama eh, si rifarà mi auguro lo stesso campionato della, della scorsa stagione domenica ho seguito eh, Ponte Valleceppi-Assisi-Subasio ho fatto i complimenti ad entrambi gli allenatori, sia a Lisarelli sia a D'Agio, perché a mio giudizio, da quello che ho intravisto, entrambe le, formazioni hanno due ottime, cioè entrambe le, le società hanno due ottime formazioni. Mi ha anche impressionato in maniera particolare eh, il, il giocatore del, del, del del, dell'Assisi Subasio, che hanno un, un centrale difensivo che non ha sbagliato un intervento, sia di testa che con i piedi. Hanno entrambe due ottime formazioni, a mio giudizio. E poi, eh beh, la partita è finita solo 0-0, è chiaro, Urbanelli ha avuto il primo minuto a una palla per far gol, ma poi è stata una partita particolarmente equilibrata, con continui cambi di fronte, e però di azioni, cioè le, le difese hanno avuto sempre la meglio sugli attacchi avversari. Ho visto due ottime squadre, devo essere sincero. Certamente, sicuramente un'eccellenza che da quanto si è visto da questa prima giornata, ma da come avevano listito le squadre, eh, credo che a diritto di tutti sia un campionato eh, di livello superiore rispetto all'eccellenza scorsa. Io non so se tu, Massimo, sei d'accordo su questo anche se parliamo solo di una giornata no? per esempio eh, per quello che tu hai, hai, hai visto il Petrignano con l'Olimpia però ti sarai informato su quello che è successo domenica sulle partite di eccellenza e quindi magari ne avrai cavato un'opinione non so se è quella che avevi prima dell'inizio del campionato oppure è cambiata Beh, Sì, io, devo dire che in Coppa precedentemente ho visto giocare sia la Sisi Subasio che l'Angelana. Ho visto mh, per esempio delle, delle importanti trasformazioni di queste squadre, uh, così importanti che uh, ritengo che eh, rispetto all'anno passato, come dire, mh, delle, delle impostazioni anche in base e anche in virtù del fatto che è cambiato l'allenatore e l'assisi su Basio ha stravolto anche un po' tutta l'organigramma societario, quindi cambiamenti importanti. Sotto il profilo del gioco mi piacciono certe squadre, non mi dispiaceva neanche l'Angelana che poi è incappata in, questa, in questo infortunio al 49 e sono partiti con grande entusiasmo eh, per andare a giocare la prima a Narni. Certo, bisogna capire che c'è anche la Narnese in campo, non è che stanno lì a guardare, anche per loro grande entusiasmo. Giocano in casa. E quello che invece mi ha sorpreso, per esempio, è la sconfitta in casa della Trasimeno. E sorpreso fino a un certo punto per il fatto che questo è avvenuto contro il Sansepolcro, che è una delle squadre che, è, che secondo me ambisce no, alla vittoria del campionato. Tra l'altro, Sansepolcro ho visto che ha rifatto. Ha rimesso diciamo così, in piedi un ottimo centro sportivo, rifacendo tutto il manterboso, recinzione, gradinate. E quindi evidentemente questo investimento fa pensare anche no, a, a, diciamo così, a un passo importante. Perché no? E ecco, certo, e, immagino di sì. E quindi mh, seguivo, io no, di solito non seguo molto da vicino. Eh, come dire, gli acquisti le cessioni eccetera eccetera però mi saltava all'occhio per esempio il grande dinamismo estivo della Trasimeno eh, ecco. eh, eh, mi ha fatto venire subito in mente che avrebbe fatto un campionato però di, a, a stando alle cronache la Trasimeno ha tenuto testa eh. Eh, validamente alla sì, 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 Sepolcro. Sì. quindi Ma poi infatti, eh, poteva vincere l'una, poteva vincere certo, l'altra, quindi ci eh, può stare una prima stare. partita, prendi un gol ci può stare. Il resto, come si diceva poc'anzi, Beppe, è tutto da, ancora tutto da valutare, perché intanto le partite estive tra Amichevoli e Coppa non dicono la verità su quello che, è, che sarà. Bisognerà vedere, come diceva anche Fausto, le prime 5, 6, 7 partite, i primi esoneri, che succede così. Volevo prima di ecco, passare la parola... A, a, a Fausto, volevo ricordare, sì, fine, ricordare brevemente a chi ci ascolta, a chi vorrà ascoltarci e seguirci, che noi siamo presenti anche sulla pagina eh, Facebook titolata Sport e incontri con la e commerciale. Perché dico questo? Non perché vogliamo essere guardati, ci sono anche le foto, è bene ma, ma c'è la programmazione settimanale eh certo. per cui chi dovesse dimenticare hai fatto bene a dirlo eh, basta che apre la nostra pagina e lì trova la programmazione di tutta la settimana bene allora no la domanda curiosa a Fausto Collarini è si sì, sì, fanno sempre domande curiose eh tu. no, è, una, no nel senso è, è un po' aleatoria ma tu che sei conoscitore di calcio eh. secondo te tra l'eccellenza e la promozione e si è ampli ampliata la forbice? Oppure è rimasta la stessa? No, quest'anno si, si è ampliata. Sì, assolutamente sì, l'abbiamo detto prima: ci sono squadre, ci sono ri ri ritornate squadre insomma, importanti. No, no, si è, la forbice si è assolutamente allargata. Eh, mi allaccio un attimo al discorso di Massimo, così eh, concludiamo gli interventi. Tu parlavi della Trasimeno che ha perso in casa e eh, sei rimasto un po' sorpreso con il Sansepolco. Il Sansepolco, intanto, è una bellissima squadra. però devo dire che la Trasimeno ha avuto tante occasioni. Tu dicevi che per agosto, con i risultati che ha ottenuto, avrebbe Mara, Mara Come si sarebbe stato. Esatto. Però io sono stato e sarò sempre un assertore del fatto che il calcio di agosto non conta niente. Non conta assolutamente niente perché. No, 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 perché assolutamente io se vedo il risultato del Petrignano. Ha perso tutte le amichevoli, ha perso la Coppa con la Coppa Umbra. Quindi, eh, la prima parte di cambio, Tac, vince 2-0, con, con una squadra abbastanza, abbastanza forte. Insomma, quindi, io credo che la, a me, però, io ho visto sabato San sisto Nuova Tiferno. Mi ha impressionato la Nuova Tiferno, ho visto una corazzata. È vero che dalla prima partita come ho detto prima e l'abbiamo detto un po' tutti, non si può assolutamente giudicare, però ho visto una squadra un secondo tempo veramente straordinario. E qui confermo l'ipotesi, no, l'ipotesi, il fatto concreto che i fuori quota fanno la differenza. La Nuota ferno ha immesso, non mi ricordo il nome, un ragazzo del secondo tempo, un biondino, fuori quota che ha fatto anche il terzo gol fra le altre cose, che ha completamente stravolto la partita ha ha cambiato completamente l'immagine della partita a favore, naturalmente, dell'Atiferno. E chi ha i fuori quota buoni, eh, e che, se, specialmente se Merlino. provengono dal suo ah, settore giovanile, come in questo caso è il Pedrignano... stata di il... Mercuri, figlio di Massimo Mercuri, che conosciamo <ride> bene, perché... Eh ragazzi, quello, quello ragazzi veramente eh, vero. può Beh, giocare in categoria superiore, perché se è, è entrato il secondo certo. tempo, ha fatto la differenza ha fatto io certo. sul gol è partito dalla parte sinistra se non erro sì. ha recuperato un è poi è andato in diavolo, sulla parte destra pa gol cioè, del resto ha fatto bene. tutto il campo ha fatto una Sergio, cosa straordinaria io... allora chiudiamo siamo perché fine... siamo proprio esatto, gli ultimi 2-3 esatto. minuti di trasmissione e dobbiamo stare in ligi agli orari allora prima di ridare la parola a Peppe e intanto ringrazio Fausto Collarini Massimo Buratti Giacomo Cavarai e Giancarlo Babuini ricordando che Sport Incontri va in onda tutte le sere dal lunedì al venerdì dalle 23 alle 24 sul canale 11 e il sabato oh, anticipiamo alle 22.30 fino alle 24, questa è un po' la novità di quest'anno. La replica il giorno successivo sul canale 111 alle 13.30 sul canale, eh, ritorniamo sul canale 11 alle 18.20. La domenica invece sul canale 11 alle ore 14.00. Se vi collegate poi su www.trgmedia.it potete seguire tutte le trasmissioni in streaming durante la messa in onda e rivedere le stesse anche a distanza di tempo. A te Peppe per la conclusione. Bene, allora io ringrazio tutti gli ospiti da naturalmente Sergio Pioppi, Fausto Collarini, Massimo Buratti, Giacomo Cavarai, Giancarlo Babuini e do appuntamento a mercoledì prossimo. Buonanotte a tutti.